Una cosa che si dà spesso un po' per scontata, più o meno in qualsiasi settore, inclusa la stampa 3D, è la ricerca delle informazioni per risolvere problemi, imparare, ma anche cercare aiuto. Visto che la condivisione della conoscenza aiuta tutti a crescere insieme ed essendo anche uno dei punti cardine del canale, ho deciso di farci un video dedicato. Ma come sempre, prima di tutto, sigla! Leggero e breve rispetto agli altri, un po' per riniziare questa stagione, visto che è il primo video per l'appunto dopo le vacanze. Quindi ben ritrovati sul canale comunque per tornare al discorso sicuramente molti di voi sapranno già i consigli che vi sto per dare soprattutto se siete nel mondo della stampa 3d da un po di tempo come sempre però prima di andarli a vedere vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati e supportare la produzione di contenuti come questo comunque sapere dove cercare cose e informazioni soprattutto nell'epoca di internet è una skill decisamente fondamentale e molto utile per quasi qualsiasi cosa che volete intraprendere nella vita. Le cose non serve saperle a pappagallo come la scuola mi ha insegnato, bensì è importante sapere dove cercarle e soprattutto come cercarle, oltre che ovviamente a come applicarle e mettere in pratica. Nel mio caso i concetti si radicano nel cervello solamente leggendoli e applicandoli più e più volte. La stampa 3D non scappa da questa regola, anzi, secondo me bisogna essere veramente molto curiosi per approfondirla al meglio e ciò vi aiuterà veramente un sacco nella risoluzione di eventuali problemi. Il fatto che la conoscenza di molte persone venga riversata comunque online su forum, gruppi vari e ovviamente anche qui su YouTube ha permesso a questa tecnologia, ma anche ad altre, di espandersi a macchia d'olio, rendendola alla portata di più o meno tutti. A patto di conoscere, come vi dicevo, come cercare, ma anche un po' di basi di inglese, nonostante sia supportata anche dalla community italiana. Se non conoscete abbastanza bene la lingua inglese, tranquilli, il traduttore di Google integrato nei vari browser per internet ormai funziona piuttosto bene. Ovviamente, in una community internazionale, il mio consiglio è sempre quello di chiedere in inglese, ovviamente, se voi. In un gruppo, diciamo in inglese, faceste una domanda in italiano, difficilmente verreste considerati. Visto che comunque vi ho menzionato Google, vi dico subito che qualsiasi cosa non mi sia chiara o che comunque non conosco, la prima cosa che faccio è proprio cercarla su questo motore di ricerca. Lo so che sembra banale ed è un'ovvietà, ma la maggior parte delle domande che in genere vengono fatte sulla stampa 3D beh, sono tranquillamente trovabili con una banale ricerca su Google. Infatti, un po' a sfottò per i pigri, c'è un sito chiamato Let Me Google That. Sostanzialmente ti mostra com'è semplice cercare qualcosa su Google anziché chiedere comunque scherzi a parte che sia una documentazione tecnica di una stampante il significato di un termine oppure una configurazione specifica beh sicuramente la mia prima ricerca viene fatta lì però molto spesso le informazioni che troviamo sono dispersive o comunque diventa difficile difficile cercare in mezzo al mucchio quindi bisogna valutare un po' di stratagemmi sicuramente un bel posto dove cercare le informazioni è sul mio canale youtube non sono in conflitto di interessi, no no. Altro scherzi a parte, io cerco di trattare più contenuti possibile, però il tempo che impiego per fare un video non è poco, quindi non riesco a parlare certamente di tutti gli argomenti come si potrebbe fare altrove in modo più semplice, come ad esempio un blog. D'altronde devo anche dormire di notte, quindi oltretutto comunque non è mia intenzione diciamo monopolizzare il tutto. Comunque prima forse c'era da fare una doverosa distinzione sul cosa dovete cercare. Per farla breve, potreste aver bisogno di informazioni generali sulla stampa 3D o sulla stampante 3D, come ad esempio calibrare l'estrusore oppure quale prodotto usare per pulire il piatto. Altrimenti potreste voler cercare qualcosa di specifico per la vostra stampante 3D. Ecco, in quest'ultimo caso il mio consiglio è di rivolgervi ai gruppi specializzati per la vostra macchina. Un esempio tipico è la Widoo X40, una delle stampanti 3D Hidex che ho recensito. Ovviamente online si parla poco di queste tipologie di macchine, quindi diventa difficile imparare a farci qualcosa se si parte da zero. Ecco, in casi come questo ho trovato un gruppo Facebook ben fornito di informazioni con utenti competenti per eventuali risoluzioni di problemi, guide, upgrade eccetera eccetera. Questa stampante come anche la Ender, la Prusa e via così con le più famose in genere hanno dei fan group su Facebook oppure su Telegram dove discutere in modo specifico di queste macchine. Tendenzialmente il miglior supporto relativo alle procedure della singola macchina si trovano proprio lì. Vi basterà cercare sulle due piattaforme dette il nome della stampante nel modo più generico possibile e vedere se hanno fatto un gruppo adesso relativo. Se invece doveste cercare qualcosa di più generico sulla stampa 3D come vi avevo già accennato prima ci sono molti gruppi su Telegram e Facebook come ad esempio Stampa 3D Italia o similare. Sui gruppi, qualunque essi siano, vi volevo dare due dritte per rendere lo studio e il reperimento delle informazioni più semplice possibile. Prima ancora di chiedere qualcosa, usate il tasto Ricerca, che probabilmente l'argomento è già stato trattato. Una volta che vi siete assicurati che non è già stato fatto, allora Potrete provare a chiedere. Ma anche qui. Quando scrivete qualcosa vi sconsiglio di dire la mia stampante non va magari tutto in maiuscolo. Cercate di spiegare e descrivere la vostra situazione, cosa avete provato a fare e qualunque cosa possa servire. Insomma, chi vuole e può rispondervi, deve potersi immaginare il tutto al fine di potervi aiutare al meglio. Ha, ah, un piccolo tips. Se non richiesti sui gruppi, evitate i messaggi vocali, in pochissimi li ascoltano. Se invece voleste cercare specificatamente upgrade fisici oppure firmware, può essere comunque una buona opzione cercare direttamente su Tingiverse. E voi mi direte che cosa c'entra con Tingiverse questa roba? Beh, sì, lì sopra non pubblicano solamente. Pezzi da stampare. Molti autori caricano le proprie configurazioni firmware o profili di slicing cura per le varie stampanti 3D. Che so, qualcuno disegna un nuovo carrello per la vostra buh, Anycubic Mega e insieme magari vi possono dare anche un firmware ottimizzato per l'utilizzo con quel carrello. Comunque, la ricerca è molto semplice perché vi basterà cercare in inglese, ad esempio, il nome della stampante più upgrade, fan duct, extruder, eccetera, eccetera. Oppure, se volete cercare un un profilo di stampa da cui partire potrete scrivere ad esempio Ender 3 Slicing Profile più il nome del programma che utilizzate, come ad esempio Idea Maker, Prusa Slicer o Cura. Insomma, ci si trova veramente un po' di tutto. Ovviamente, fermo restando che la stampante sia stata adottata a sufficienza dalla community e sia in circolazione comunque da un po' di tempo. Questo perché ovviamente meno stampanti di uno specifico modello saranno in giro e meno documentazione e supporto ci sarà, perché ovviamente o è uscita da troppo poco tempo, quindi poche persone ce l'hanno, oppure non è stata adottata dalla community proprio perché, boh, non lo so, è una stampante brutta, oppure semplicemente è sovrapprezzata. Perché ovviamente sono tutte cose da tenere in conto quando Uh, come vi dicevo si acquista la stampante e praticamente ve lo ripeto ad ogni video che insomma la community per me è molto importante soprattutto per queste cose anche perché la casa madre non vi offrirà mai questo tipo di servizio e quindi niente io penso di avervi detto tutto e se aveste qualsiasi dubbio domanda o qualsiasi cosa da aggiungere mi raccomando qui sotto nei commenti e niente ragazzi il video di oggi finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace scrivetevi commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video!